Ciao a tutti e bentornati nel bestiario. Allora, premessa, la puntata di oggi sarà leggermente money grabber. Vi spiego. No, non mi sono venduto, calma. Allora, io ho riattivato il programma di affiliazione Amazon. Questo cosa significa? Che quando farò comparire una piccola icona con scritto "questo oggetto lo potete acquistare su Amazon", oppure magari ve lo dico proprio a voce, creerò dei link che saranno nella descrizione del video ma anche nel commento che fisserò in alto, dove se siete davvero interessati potete acquistare l'oggetto di per sé. Ovviamente l'oggetto avrà il suo solito prezzo Amazon, se è in sconto sarà sempre in sconto, per cui non ci sarà nessun plus. Semplicemente se lo comprate dal link che cliccate qui da me, a me arriverà qualcosa e quindi sarà un modo come altri per finanziare i progetti di questo canale, senza mai chiedervi nulla, perché io non ho assolutamente intenzione di chiedere donazioni o cose del genere. Tutto ciò che mi darete sarà con qualcosa che acquisterete per voi. I rettili in natura hanno le loro fonti di calcio, sanno dove prenderlo o cosa. Ora non vi so dire esattamente nel dettaglio, ma in cattività il calcio possiamo darglielo solo noi. Tutti i rettili ne hanno bisogno. Allora, il calcio più D3 è assolutamente quella più importante, in quanto il D3 è quella vitamina che assumono dal sole. Soprattutto se avete un geco che tenete in un terrario senza la lampada UVB, avrete bisogno più che mai del D3. Io glielo do lo stesso anche se ce l'ho, però comunque è abbastanza indispensabile. Calcio più di 3 va dato una volta a settimana, o anche una volta ogni 2 settimane volendo. Non va data sempre, in quanto troppo di 3 può causare al geco ipovitaminosi, per cui dato una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane. Differentemente invece c'è il calcio puro, qua c'è scritto senza il D3, without D3. Questo qua invece ci sono scuole di pensiero diverse. C'è chi lo dà a tutti i pasti e c'è chi lo dà a volte sì, a volte no. Oppure, con i giochi leopardini, alcuni lasciano un tappo di bottiglia, una ciotolina dove il gioco andrà a leccare la polvere direttamente. Io questa cosa non l'ho mai visto fare, non lo faccio. Poi ognuno fa un po' come vuole. Come faccio esattamente? Quello col D3 lo do una volta ogni settimana o 2, presso poco. Mi regolo un po' a seconda di come mi gira. Mentre quello puro, glielo do praticamente in una settimana, do da mangiare 3 volte. Allora, il weekend do quello col D3. Magari martedì o mercoledì do quello con solo calcio. Mentre il giovedì o venerdì gli do l'insetto così, a nudo, senza niente. Perché dicono che anche il troppo calcio a volte non faccia poi così bene. Quindi mi regolo in questa maniera, non è né tanto né troppo. Poi esistono 1000 modi diversi per darlo. C'è chi dà abbondante calcio con D3 solo una volta a settimana, in maniera da non dover mai dare altri tipi di calcio. Oppure c'è chi dà il calcio puro sempre e comunque. Ma regolatevi voi, insomma, a seconda di come pensate sia giusto. Poi un'altra cosa. Allora, il calcio con D3, una volta aperto, va scritta la data di scadenza qua sopra. Non fate caso che questa del 2022 è una scatoletta molto vecchia che ho conservato solo la scatola. Questa è vuota. E va conservato in frigorifero, in quanto la vitamina D3 è un qualcosa di fresco e va tenuto al fresco. Si apre, si conserva il frigo e quando passano 6 mesi dalla data che avete scritto, buttate via tutto e lo ricomprate. Invece il calcio senza il D3 non serve conservarlo in frigo. Lo mettete nella mensola dove tenete i terrari o in un posto dove sapete dov'è e lo lasciate lì. Basta che sia un luogo asciutto, siete a posto, insomma. E il calcio puro non scade mai, potete tenerlo finché non lo finite. Quindi sia calcio con D3 e sia il calcio puro potete acquistarli su Amazon tramite i miei link che vi lascio qua sotto. Poi passiamo a un altro bell'acquisto che ho comprato io a caso, ma è stata veramente una manna dal cielo perché è un prodotto fantastico, ovvero la ciotola per ciliatus magnetica. Sì, questa ciotola non sapevo esistesse. Sono andato a cercarla così a caso su Amazon, ho scritto ciotola magnetica
e l'ho trovata. È veramente un ottimo prodotto, in quanto anch'io utilizzavo, come maggior parte di voi immagino, la ciotola quella a ventosa che si attacca sui vetri del terrario, e spesso e volentieri non ho mai capito come cavolo funzionano le ventose, perché tutte le ventose, sia quello dei filtri degli acquari che queste qua delle ciotole, prima o poi cadono, cioè bisogna stare là a rompersi le scatole, a attaccarla ogni volta, non ha molto senso, a schiacciarla mentre è lì tranquilla. Alla fine una ciotola magnetica e via, è una cosa duratura, potete stare tranquilli, là non cadrà mai, la dovrete levare ogni tanto per lavarla, perché ogni tanto può capitare che il gecko ci caghi sopra, però è veramente un ottimo prodotto e che vi consiglio assolutamente di acquistare, e anche quello link qua sotto. Un altro oggetto molto interessante che vorrei consigliarvi oggi è questa mini lucina LED per acquari, che io sto utilizzando sia per un acquario effettivo, che è quello dove tengo le gambusie, e sia per il terrarino delle rane Bombina orientalis e quello per i baby lugubris. Si tratta di un semplice LED, per cui non so dirvi se abbia UVB o UVA, quello che è, però è davvero buono, che a me riesce a far crescere le piante e mi sto trovando molto bene. Nei negozi di animali vedo sempre che comunque anche i mini LED hanno un certo costo, e trovare ad un prezzo così vantaggioso una luce per acquari su Amazon direi che è una buona soluzione, insomma, se finora mi ha sempre funzionato abbastanza bene. Quindi l'ultimo prodotto che voglio consigliarvi è un qualcosa che vi ho già mostrato in qualche video precedente, ovvero i mini terrarini per le migali. Questi qua sono dei piccoli terrari in acrilico. Per i ragni di piccola taglia, come può essere un Philippus regius, i salticide, o le migali, quelle di piccola taglia, come quelle che ho io, ovvero Cochianna brunnipes, Neolotele incei, oppure il Lapalopus formosus, sono ragni che non raggiungono grosse dimensioni e abitato del genere possono andare più che bene. Costano veramente poco e arrivano in una busta molto sottile con cui vi divertirete a montare. Una cosa che consiglio di fare è, siccome non mi fido molto di questi elastici che si usano per tenere fermi questi pezzi, è quello di dare una colata di colla a caldo in tutti i bordi, anche sotto, in maniera che avete la sicurezza totale che non vi si apra. E poi un'altra cosa è che questa fessura qua, allora la porta qua è magnetica, vedete? Ora è stato fuori il ragno. Quindi, però questa fessura non sarà mai, cioè ci sono dei casi in cui c'è un piccolo spiffero. Per animali come il Philippus regius, che se lo comprate sling è veramente piccolo, oppure se gli date blatte lateralis ai ragni da mangiare e avete paura che scappino via, consiglio di aggiungere un pezzo di scotch quando chiudete, per una sicurezza maggiore. E anche questo è un bel prodotto a un prezzo davvero basso. Ci tengo a dirvi che tutte le cose che vi linko su Amazon vi dirò sempre con la massima trasparenza se sono oggetti che vi consiglio perché mi ispirano o se sono oggetti che vi consiglio perché li ho usati io personalmente, e tutto ciò che vi ho linkato oggi sono cose che io utilizzo personalmente, per cui se vi fidate di me potete stare abbastanza tranquilli, ecco. Poi sono il primo a dirvi non fidatevi sempre di tutto ciò che dicono le persone online, però vi dico che le cose di oggi sono buone, poi sta a voi se fidarvi o meno. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi in questo video infrasettimanale leggero leggero, e ci vediamo alla prossima.